passerotto, vero o falso? Falso. Falso, certo. Francesco, l'acqua non gassata è priva di idrogeno, vero o falso? Vero. No, è falso. H2O. c'è idrogeno, ovviamente. Quindi l'acqua gassata è semplice acqua potabile nella quale è stata aggiunta anidride carbonica, ma l'idrogeno fa parte del con l'ossigeno, ovviamente, forma l'acqua. Errore per Francesco. Paola, in Francia è stato vietato l'uso della parola mademoiselle nei documenti ufficiali. Vero o falso? Vero. È vero. Vero, Ludovica? In Francia, come da noi, si è sempre distinto tra signora e signorina con le parole madame e mademoiselle. Una nuova legge però imporrà di eliminare, almeno dai documenti ufficiali, la parola mademoiselle, mantenendo soltanto madame. In questa maniera si eviterà di fare una distinzione tra chi è sposata e chi non lo è. Bene, mademoiselle, grazie. Michele. L'anagramma di Gianni Morandi è i grandi manoni. Vero o falso? Vero. È vero, è vero. Tra l'altro Gianni è stato sempre un po' preso in giro per le sue mani, no? Sempre grandi. E nell'anagramma è grandi manoni. Curioso. Rosa, nonostante il nome, i cavoletti di Bruxelles pare siano originari dell'Italia. Vero o falso? Vero. È vero. Vero. Sembrano che siano stati introdotti in Belgio dai legionari romani. Antonietta, se la milza fa male, si avverte una fitta a sinistra. Vero o falso? Falso. E invece è vero. E invece sì, è proprio qui, nella parte sinistra, sotto il diaframma, in prossimità dello stomaco e del pancreas. Dall'altra parte c'è il fegato. Errore per Antonietta, il doppio errore. Suona l'allarme, la campionessa punta il dito verso uno degli avversari. Punto il dito verso Paola. Paola, ti devi difendere. Vediamo. A, B o C? B. Vediamo la domanda corrispondente. Anzi, un consiglio e poi torniamo a giocare. Carlo, i tuoi aperitivi sono insuperabili. Guarda quante cose buone da mangiare, ma hai un segreto? Un segreto? Beh, il Golfetta, salume dal gusto inconfondibile, perché unisce gusto e leggerezza. Se scopri Golfetta, non lo lasci più, lo mangio sempre, anche quando vado di fretta, oppure lo offro agli amici quando li invito.